Domanda molto complessa, nel senso che diciamo, non so se gli artisti davvero sono in grado di cogliere la complessità della società contemporanea o quella del futuro. Certamente, diciamo, il loro lavoro è interpretarla in qualche modo, no? Il loro punto di partenza è quello di osservare la contemporaneità. E allora è in qualche modo, come dire, quasi fatale che poi si occupino anche di capire gli sviluppi e in un certo senso cerchino di evidenziare degli aspetti che magari appunto per noi possono essere anche non così ormai già focalizzati, ecco. E allora, diciamo, se tu parli di questa attività un po' profetica dell'artista, in qualche modo, magari non mi piace molto la parola perché forse non lo vedo come, cioè non mi piacciono molto gli artisti che si pongono come sciamani, che in qualche modo cerchino di farti capire delle cose perché sono delle persone iniziate, ecco. E, mentre mi interessano molto di più quelli che, diciamo, si pongono in una relazione quasi da antropologi, no? Del presente e quindi cerchino in qualche modo di rielaborare la realtà. C'è molto questo atteggiamento, insomma, secondo me da un bel po' di tempo ormai, insomma, non è una cosa nuova né introdotta negli ultimi anni. Però diciamo che si osservi il meccanismo di vita e avere questo appunto approccio visivo che naturalmente loro devono avere, ti porta un po' a, come dire, capire dei processi in cui noi siamo immersi, evidentemente. Anche se appunto l'intento di un artista nel 99% dei casi non vuole essere, come dire, analitico, no? Ma deve essere più un incrocio tra analisi che può essere sociologico-politica addirittura, però diciamo passa molto per il personale, se no, cioè, se no non, come dire, non sarebbe anche così interessante per certi aspetti, perché appunto non, diciamo, qualsiasi opera d'arte gioca proprio su questa ambiguità, sul fatto che non è, diciamo, non è una dichiarazione scientifica che deve essere provata, è un approccio super personale in genere ad un problema che è condiviso. Ecco. Allora, la loro capacità di costruire delle immagini o delle situazioni comunque visive, perché poi insomma molti artisti adesso non costruiscono più neanche le immagini, creano delle situazioni in cui far immergere lo spettatore, no? Allora è chiaro che questi sono aspetti privilegiati e quello è il loro territorio e quindi in qualche modo confina in un certo senso con un'analisi antropologica poi della realtà, anche se è chiaro che senza, come dire, il rigore scientifico che un antropologo deve mettere quando si approccia a un problema appunto contemporaneo, no? Così come gli artisti partono da se stessi, cioè anche noi poi alla fine partiamo da noi stessi, insomma, io in questo caso questo libro nasce un po' dalla voglia di mettere insieme anche due amori. Io sono, diciamo, a me piace molto leggere i romanzi e sono, diciamo, un lettore mediamente forte, insomma, nel senso di quelli che si legge una cinquantina, forse di più di romanzi all'anno. E mi avevano affascinato molto alcuni scrittori, penso soprattutto a De Lillo come primo impatto, che hanno usato, diciamo, come protagonisti anche degli artisti. E quindi mi ha sorpreso, in positivo, ecco, molto spesso, questa sua capacità di immergersi dentro questi personaggi e di farli vivere, no? Di farli vivere anche al di là di quello che può essere poi l'aspetto narrativo della storia che loro stanno raccontando. Per cui, quando, non so, in body art lui racconta la storia di questa donna che fa l'artista e che fa la body artista, lui in qualche modo riesce a farti davvero capire alcune cose del processo di lavoro degli artisti. Si immerge a tal punto che di fatto, alcuni suoi passaggi sono veramente efficaci e potrebbero essere veramente in qualche modo chiarificatori di certi aspetti, di certi passaggi, di certe soluzioni anche che gli artisti danno. Ecco, lui in qualche modo riesce a fare questo. Allora,
Questo aspetto da lettore mi ha affascinato molto, allora in qualche modo ho tentato di razionalizzarlo, quindi da storico dell'arte di provare a vedere in qualche modo quanto questi processi poi avessero a che fare con l'arte stessa, quanto se ne distacca, no? Anche perché l'arte di cui ci occupiamo, se parliamo degli ultimi 50 anni, ma forse se torniamo a Duchamp anche da prima, è un'arte che ragiona sul progetto, ragiona su anche la smaterializzazione di se stessa, ragiona su tutta una serie di aspetti che, tutto sommato, se noi, come dire, prendiamo per buoni, i racconti di De Lillo o della Siri Ustved, tanto per fare un esempio un pochino più recente anche, sono esattamente gli stessi e noi potremmo quasi prendere in considerazione quei lavori. Come dire, descritti da De Lillo o dalla Siri Ustved come reali, no? Nel senso che molte azioni dell'arte concettuale erano semplicemente delle dichiarazioni di azione, non delle azioni vere e proprie, no? E allora a quel punto, diciamo, mi interessava anche interrogarmi sullo specifico dell'arte attraverso questa lettura esterna. Hanno anche in comune con l'arte questa, non so, se tu pensi anche a tanti lavori contemporanei, a Damien Hirst, a Maurizio Cattelan, sono tutti lavori che in un certo senso ragionano su questa paradossalità di certe situazioni dell'attualità, no? E secondo me, in qualche modo, Houellebecq ha fatto, insomma, con i suoi romanzi molte volte lo stesso discorso, la carta al territorio in qualche modo. Ragiono su quello, no? Su questo personaggio di artista che in un certo senso poi mette in crisi anche il sistema dell'arte stesso, no? Con questi progetti un po' strampalati per certi aspetti, ma assolutamente rigorosi per altri, e che quindi, tutto sommato, sono molto interessanti. A distanza di tempo la società cambia, assorbe certi aspetti etici, morali, di costume, ma anche. Certo, un processo proprio che è legato anche all'immagine stessa e quindi accetta certe cose, cosa che diciamo nella stretta contemporaneità non vengono accettate. Quindi gli artisti che cercano di cambiare le regole del gioco e quindi di mettere in discussione anche il linguaggio stesso, è chiaro che si trovano come dire, a dividere gli spettatori, si trovano in qualche modo a prestare il fianco a delle accuse e chiaramente di non rispettare lo spettatore perché lo spettatore è abituato a un certo standard di immagini. E quando appunto tu parlavi di spettacolarizzazione, credo che questo sia come dire, una fatale. È una questione fatalmente legata alla struttura stessa della nostra società. Noi viviamo in una società spettacolarizzata, si fa politica spettacolarizzata, si fa, come dire, le nostre manifestazioni sono spettacolarizzate, persino, non so, il nostro essere social. Se l'artista è uno specchio della società, allora il miglior specchio deve passare anche per una discussione di questa spettacolarizzazione. Che lo si faccia o che non lo si faccia, ma non la si può ignorare. E allora, diciamo, questi aspetti sono sicuramente importanti in questo momento. Tu sei partita da questo libro che ho scritto su fondamentalmente le biennali, poi, trovo un po', come dire, faticoso e forse esaurito anche quel ruolo della biennale, come mostra in cui si analizza il mondo, ecco. È difficile in un certo senso uscire fuori da, come dire, dei canoni e comunque essere superficiali per certi aspetti, no? In queste mostre. Invece trovo molto più interessanti delle mostre, come dire, più piccole, ma che in qualche modo riescono a entrare nella questione, in alcune questioni in maniera un pochino più profonda. Ecco, sempre giocando su quella spettacolarità di cui mi chiedevi prima, non so, la mostra per esempio che c'è alla Fondazione Prada a Venezia mi sembra una mostra molto interessante, con questo gioco a tre dove un regista, una scenografa e un artista visivo si mettono in discussione, provino a trovare una base comune su cui ragionare e cercare di fare, come dire,
far fare allo spettatore questa esperienza, come dire, completamente immersiva, ma a un livello, come dire, anche molto raffinato dal punto di vista del linguaggio, della possibilità anche di giocare sulla finzione, sulla realtà, ma anche su quanto è produttiva questa finzione e questa non comprensione delle immagini fino in fondo. Una delle cose più interessanti è che lo starting point di questa mostra è il non aver capito il significato di un quadro ottocentesco. In fondo, dare valore a questo non essere riusciti a comprendere qualcosa è anche una missione di quelli che sono i meccanismi culturali, no? Che di fatto noi prendiamo delle cose che già esistono e le trasformiamo anche forse perché non abbiamo compreso completamente quella che era l'intenzione della persona che ha fatto questo lavoro. E in fondo vanno a colpire proprio un'essenza dell'arte che è proprio, non so, che è anche una delle cose che più mi ha sempre affascinato dell'arte contemporanea, cioè questo giocare proprio su una polivocità di senso dell'opera stessa. Cioè, è chiaro che qualsiasi spiegazione che posso dare in un'opera non la riesce a, come dire, a davvero a cogliere in pieno. E questo è dato anche dal fatto che ovviamente le immagini in qualche modo nella loro essenza sono, come dire, ambigue o appunto possibili da interpretare in modi diversi, ecco, e quindi anche dare una maggiore, come dire, coscienza da una parte, ma anche possibilità di ragionamento da parte dello spettatore stesso, cioè in qualche modo è un dar valore alla possibilità interpretativa dello spettatore, ecco, cosa che secondo me è molto interessante in questo tipo di mostre.